di arancio. È un estratto da una scorza e anche qui la morfologia da cui estraiamo l'olio essenziale ci racconta di un tesoro. La scorza è proprio come un scrigno che contiene qualcosa di prezioso, in questo caso è il frutto succoso e dorato dell'arancio, ok? Però è proprio il simbolo della creatività, del successo, della gioia, della crescita personale. Quindi l'arancia perché è come una palla dorata, no? Era considerato quasi il simbolo del sole, quindi per questo è legato anche al discorso del successo e nello stesso tempo del risveglio, come proprio il sole, il risveglio della gioia. E quindi è collegato a tutti i fenomeni di espansione, ok? Ed è legato alla manifestazione, quindi alla creatività. Ed è capace di fare risvegliare i propri talenti. Quindi quando noi appunto siamo un po' sopiti, non sappiamo bene anche cosa vogliamo fare, cioè non sappiamo come riattivarci, no? Questo discorso delle abitudini, di fare sempre la stessa strada che facevo prima, l'arancio è proprio adatto anche a questo, perché risveglia i nostri talenti. Vi garantisco che lavora proprio su quello che è in noi. Cioè non ci crea qualcosa che non abbiamo, ci connette con qualcosa che è dentro di noi che ha a che fare con la nostra creatività. Quindi probabilmente poi ci inventiamo qualcosa, ci viene in mente di fare qualcosa, di fare una cosa nuova, anche piccola, ripeto, quotidiana, o le idee che ci circolano nella testa cominciano a essere più a fuoco, perché proprio fa un lavoro di risveglio emozionale della creatività, della nostra creatività. Inoltre aiuta a ritrovare il gusto della vita, perché comunque è un messaggio molto positivo, proprio come la sua buccia che è amara. E quindi no, se infatti se mangiava la buccia, la scorza dell'arancia non è buona, ma dentro c'è un frutto molto succoso. Quindi fa capire che si può guardare oltre magari un contesto non particolarmente positivo, ma che comunque possiamo trovare un succo interessante anche in questo. E niente, appunto, ha questa capacità di dare positività, quindi allegria, sorriso, toglie insoddisfazione, pessimismo. Tra l'altro lavora anche un po' sul perfezionismo, che spesso è fonte di frustrazione e ci impedisce di esprimere i nostri talenti, perché se siamo troppo perfezionisti non ci esprimiamo, non facciamo perché abbiamo paura, no? Che non sia perfetto il nostro prodotto. Quindi questo olio essenziale è molto semplice, fa tantissime cose, tra l'altro è molto piacevole il profumo, quindi possiamo usarlo tranquillamente anche in diffusione, che è un'altra modalità di utilizzo degli oli essenziali, dove diciamo la curcuma magari in diffusione non è propriamente l'olio essenziale più interessante da utilizzare, invece l'arancio e l'arancio amaro può essere utilizzato proprio anche la mattina per darci un po' di carica, un po' di brio. Dobbiamo stare attenti perché è un olio essenziale fotosensibilizzante per la sua composizione chimica, e quindi è sempre meglio diluirlo, anche se in realtà potrebbe essere puro, non dà fastidio puro sulla pelle, però tende a macchiarla in generale e nello specifico se ci esponiamo al sole tipo d'estate, per esempio. Quindi mai, mai, mai mettersi l'olio essenziale di arancio e poi andare al sole. Quindi l'olio essenziale possiamo usarlo, e questa è una modalità anche appunto che si può condividere anche con altri oli essenziali. L'aiuto estemporaneo, cioè metto una goccia sul palmo delle mani, strofino le mani e inalo praticamente mettendo le mani a coppa intorno al naso, inalo profondamente. Questo si chiama inalazione a secco e viene utilizzata tutte le volte che abbiamo bisogno di un aiuto proprio in quel momento, quindi un aiuto estemporaneo e l'arancio si presta molto a fare questo tipo di lavoro. Se abbiamo un momento anche di down, di abbassamento dell'umore, potrebbe essere utilizzato in questo modo. Se vogliamo invece fare un lavoro più costante nel tempo, possiamo fare questa cosa di mettere una goccia sui polsi, sempre diluito in olio vegetale.
E se invece vogliamo fare un lavoro più mirato al risveglio di energia, attività, concentrazione, stiamo parlando di questo discorso di tirar fuori la creatività anche nostra e dei nostri, di risvegliare i nostri talenti, possiamo abbinarlo alla cannella, che sempre è un olio, come vi dicevo, molto potente, che parla di passione ed energia. Quindi unendo la passione e l'energia a la creatività, alla positività e al talento, alla riscoperta dei nostri talenti, possiamo appunto lavorare sulla creatività. Molto bene, perché la cannella aggiunge un po' di spinta, aggiunge quella passione che è giusto avere quando noi vogliamo lavorare in modo creativo, no? Per pensare.